Mario, tanto non io ho anche un altro appello, che sia candidato qualcuno di sinistra, perché Maurizio Gasparri diceva c'è un candidato unico della sinistra, che è Zingaretti, sul quale convergerà anche Liberi Uguali di Grasso. Sono d'accordo, io non penso che quella sia la sinistra, non penso che sia la sinistra quella che ha demolito i diritti dei lavoratori. No, certo, siccome lei ha parlato della destra, io vorrei parlare della sinistra, così per par condicio. Succede poco in televisione, perché Gasparri è in televisione tutti i giorni, quindi giustamente. Ma mi spiega poi... perché, che cosa c'è scritto su quella maglietta, potere al popolo? C'è scritto potere al popolo perché io faccio qui, manifesto le mie intenzioni di voto, io voterò potere al popolo, che è una lista popolare, è una lista che è nata a Napoli da un centro sociale napoletano che si chiama l'ex OPG, che è molto più di un centro sociale, lo spiego, Gasparri, perché chi non sta a Napoli non ha idea di che cosa sia. Sul lavoro al centro sociale, se non Gasparri si sente male, scherzo, non lo sa perché non viene invitata in televisione. Quindi dunque, siete Napoli più a sinistra questo. Anche di Liberi Uguali. Ma capirci. Ci vuole poco, diciamo. No, ricordiamo che Liberi Uguali però è il partito che è stato come leader capo politico uno che stava nel PD fino a pochi giorni fa e che ha come persone di primo piano D'Alema, Bassolino, Bersani, che hanno votato appunto il pareggio di bilancio in Costituzione, hanno votato il Jobs Act, hanno tolto i diritti ai lavoratori. Se in Italia ci sono 5 milioni di persone in povertà assoluta e 10 milioni di persone in povertà relativa, è perché oggi ci sono dei lavoratori poveri. Non c'è più il problema dei disoccupati soltanto, ma dei lavoratori poveri, cioè gente che lavora e pur lavorando non riesce ad arrivare a fine mese, ma non dico a fine mese, con i voucher che ha fatto appunto il governo del PD, che con i voucher noi abbiamo avuto 1.400.000 lavoratori che hanno lavorato percependo un reddito di 500 euro, ma non al mese, all'anno. Questa cosa è legale, come è legale che si facciano stage per sostituire i lavoratori venendo pagati per fare i commessi. Ci sono cartelli, cercasi stagista commessa, si guadagnano 300 euro, lo sai, grazie a Gentiloni, invece che per 6 mesi si possono fare questi stage per un anno. C'è cattiva occupazione perché grazie al decreto Boletti tutti i nuovi assunti sono assunti a termine, lo sappiamo, più del 90%, quasi il 95%. Allora ecco, un candidato di sinistra, naturalmente uno che non può fare e non può aver fatto queste cose, insomma questa opzione sono contenta che c'è, perché io che sono un'elettrice di sinistra, che ho sempre votato, sarei stata altrimenti in grande difficoltà e non avrei potuto votare. Allora, adesso adesso do la parola a Ricci.